E allora, mio caro giovane compagno di cavalcate, se avesse voluto risposarsi, lo avrebbe già fatto. Non ti sembra? Ti dirò anche un'altra cosa. Come sai, tua madre mi ha salvato la vita. E per questo motivo, figliolo, io le sarò sempre riconoscente. Noi due siamo amici, niente di più. Siamo due ottimi amici. Ci comprendiamo. Parliamo di tante cose. Hai capito? E allora voglio che tu ti imprima bene in questa bella testolina quello che sto per dirti. Tua madre amava e amerà sempre tuo padre. Hai capito? Lei lo ama ancora. Invece io non potrò innamorarmi mai più. Mai più. Signore, ho fatto tutto il possibile e tu lo sai. E se mi darai la forza per andare avanti, accetterò qualsiasi castigo tu mi voglia inviare. Ho pensato male e ho agito peggio. Ma non permettere che altri paghino per le mie colpe. Ti supplico. Adesso laviamo questo bel visetto, solo un pochino, sta tranquillo, solo un pochino. Ecco, vieni qui. Un poco d'acqua fresca. Schiarisce le idee. Ecco. Augusta, a me piace essere sincero. Beh, un uomo deve essere sempre sincero, no? Se io potessi innamorarmi un'altra volta, o se riuscissi a dimenticare la donna che amo così tanto, se tutto questo accadesse, permettendomi così di ricominciare, io sceglierei come sposa tua madre. Sì, hai sentito bene. Rosalba è una donna eccezionale. E tu devi essere orgoglioso che sia tua madre. Rosalba è una donna che merita di incontrare un uomo che l'ami. Questo non vuol dire che te la porterà via. Io spero che un giorno accada. Per il bene di tutti e due. E se arrivasse quel giorno, se un uomo si sposasse con tua madre, sarebbe un uomo molto fortunato. E sai perché? Perché avrebbe preso in moglie una donna fantastica. E avrebbe la grande gioia di avere come figlio un ragazzo coraggioso e buono. Voglio confessarti una cosa.
Mi dispiace di non poter essere al posto di quell'uomo. Perché mi avrebbe fatto molto piacere avere un figlio come te. Ringrazia il Signore per averti mandato un figlio. I figli sono la benedizione del cielo. Sì? Se ti senti un po' meglio, è l'ora del rosario. Sì. Andiamo. Domenica, è proprio vero. Che cosa, bambina mia? Quello che hai appena detto, che i figli sono una benedizione del cielo. Lo sono, bambina mia, lo sono. Abbi fede, non temere. Tuo figlio risolverà ogni cosa. Come mai ceniamo a quest'ora? So che non puoi tornare a casa troppo tardi. Non immaginavo fossi così comprensiva, amore mio. Come potrei non esserlo? Vieni a trovarmi tutti i giorni. Mi hai donato una casa splendida. Mi dispiace solo di non poterti avere qui anche la notte. Amore mio, sai bene che io... Ecco... Lo so. Ho molto più di quanto avessi mai sognato di avere. Sei stato con me tutto il giorno. Ed è stato meraviglioso. Grazie. Ti è piaciuto? Sei stata contenta? Pensandoci bene, mio suocero è partito, gli affari vanno bene. Credo di potermi permettere di passare anche la notte con la mia donna nella mia casa, o no? Mio figlio. Figlio mio. Vita mia. Aiutami ad andare avanti. Aiutami. Allora, questi uomini hanno finito di parlare? Sì, abbiamo finito. Sapete, lui mi ha detto che voi siete molto bella e buona. Vi ringrazio. Rinaldo mi ha spiegato che... Voi due siete buoni amici e mi ha detto che se non amasse un'altra signora vorrebbe vivere con noi. Augusto. È vero, Rinaldo? Vostro figlio non mente. Se io vi avessi conosciuto prima di... Si è fatto tardi, no? Allora? Cosa avete cucinato di buono oggi per questo vostro amico? Venite con me in cucina e lo saprete.
invece di piangere come una sciocca, è meglio che tu mi dica dove è andata mia sorella. Vi giuro che non lo so, non lo so, signore, ve lo giuro. Aspetterò in salotto che si degni di tornare o che a te torni la memoria. In caso contrario dovrò andare a cercarli e allora non risponderò della vita di nessuno dei due. No. Ezio. No. No. Vieni. No, per favore. Non rendere le cose più difficili. No. No. Ascoltami, Lucrezia. No. Lucrezia, ti prego. Sappiamo tutti e due che devo andarmene. Non mi lasciare. È meglio così. Addio. Tyrone, non voglio. Per favore. Non ti dimenticherò mai. Ti amo. Ti amo tanto. Addio. No, 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 ti prego, ti prego, ti prego. Addio, amore mio. Ti prego, addio. Non te ne andare, Tyrone. Addio. Tyrone, torna qui, non lasciarmi solo, Tyrone, per favore, ti supplico. Tyrone, non te ne andare, ti prego, non lasciarmi solo. Ti prego, non lasciarmi sola, ti prego. Su, prendimi! Sono più veloce io! Vittoria, figlia cara, so che la cosa ti sorprenderà, però vorrei che fossi tu a rendere grazie al Signore per il cibo che anche oggi ha voluto donarci. Ti ringrazio per aver illuminato la mia strada. Per avermi dato la forza di percorrerla. Ti ringrazio per avermi restituito quella fede che credevo d'aver smarrito. Signore, ti ringrazio per avermi dato conforto nelle ore di solitudine e per avermi dato la gioia di diventare la tua ancella. Quando non vi era più un futuro per me. Amen. Amen. Ti ho già detto di smettere di piangere. Anche tu hai la tua parte di colpa in questa storia. Signore Emanuele, la mia padrona ha sofferto così tanto nella sua vita. No! Non è una scusa valida per non avvisarmi di questa pazzia. Lo
so, padrone, ma l'ho vista così felice vicino a Tyrone. E pur sapendo che era una cosa destinata a finire, volevo illudermi che ci fosse una speranza. Lucrezia. Vattene. Vattene, sparisci da questa casa. E non ti azzardare mai più a mettere piede qui dentro. Se n'è andato. Ma non credere d'aver vinto, perché non è stato a causa tua. Lui se n'è andato perché... perché è troppo nobile per poter vivere in mezzo allo schifo e all'ipocrisia di questo mondo di bigotti e puritani come te. Vattene, vattene, vattene. Va via. Ma guardami bene in faccia prima di andartene. Quella che hai davanti a te, questa donna. Questa donna distrutta, questa donna svergognata, sola, disperata. È tua sorella! Una sorella che mai in tutta la tua vita sei riuscito a capire. Una donna che ti odierà. Ti odierà fino all'ultimo dei suoi giorni. Ti odierà a morte. Che maledirà il tuo nome in ogni istante della sua vita. Oh, io prego Dio che non ti faccia mai dimenticare questo momento. Io prego Dio. Giovanna, va a preparare la mia carrozza. Voglio lasciare immediatamente questo luogo. Ho paura che tuo figlio potrà indossarlo quando avrà almeno 15 o 16 anni. I miei occhi non sono più buoni come un tempo e sbaglio le misure. Ah, Domenica. Sono passati 2 mesi. E da quando hai saputo che questa casa sarà allietata dalla nascita di un bambino, non hai mai smesso di lavorare. Senza preoccuparti né delle misure, né dei punti. Non ti piace? Non ho detto questo. È piuttosto originale. Sembra anche a me. Signora, il signor Lynch. Signor Federico. Maria. Che piacere. Il piacere è mio. Siete riuscito a vedere Adalberto? No, purtroppo no. Un viaggio così lungo, per niente. Domenica, prepara qualcosa per mio suocero. Sì, bambina mia. Con permesso, signore. Allora, raccontate. Beh, c'è ben poco da dire. Ho viaggiato senza mai fermarmi all'andata. E non ho trovato Adalberto, e allora... ho viaggiato senza mai fermarmi anche al ritorno. Questo è tutto, non vi annoierò parlandovi degli affari che ho concluso a Cordova. Cosa avete saputo di Adalberto? Solo che è partito per un lungo soggiorno in Europa. Non ha lasciato detto a nessuno dove sarebbe stato reperibile nei prossimi mesi. Né a casa sua o altrove, e nessun'altra parte.
Anche lui. Sì. Anche lui ha cercato rifugio lontano da tutti. Come la mia amata Vittoria. L'avete più veduta? No. Ho parlato con la madre superiore. Mi ha detto che Vittoria sta bene. Ora è novizia. E molto presto prenderà i voti. Non la vedrò mai più. Pare che ultimamente ci siano solo brutte notizie. Beh, non proprio, Federico. Non gli hai detto niente? No, non ne ho avuto il tempo. Di dirmi cosa? Che presto sarete nonno. Anzi, volevo dire che presto saremo nonni. Questa sì che è una bella notizia. Non ci posso credere. Sia ringraziato il Dio. Non avevo il coraggio di chiederlo. Ditemi, dov'è Guglielmo? Voglio congratularmi con lui, non vedo l'ora. Beh, immagino che stia incrementando il patrimonio per il nascituro. Sì, ultimamente sta molto di rado in casa. Entrate, signor Lynch, e accomodatevi, prego. Grazie, molto gentile. Veramente sono molto occupato. Ma quando ho saputo che siete il genero del signor Tebaldi, ho spostato alcuni impegni per ricevervi. Vi ascolto. Ecco, non sono semplicemente il genero del signor Tebaldi, sono anche il suo amministratore. Ed è in questa veste che sono venuto a trovarvi. Preparati apposta per voi. Sono ancora caldi e sembra quasi che dicano mangiami, mangiami. Grazie, ma ora non ne ho voglia. Ah, Lucrezia, per favore. Sono stanca di sentirvi dire sempre la stessa cosa. Sono giorni e giorni che cerco di farvi mangiare e voi invece niente, mi date sempre la stessa risposta. Grazie, Giovanna, ma ora non ne ho voglia. Non è possibile, Lucrezia. Io non so più che cosa inventare per farvi mangiare, perché vi distraiate un po', per condurvi a passeggio. La risposta è sempre la stessa. Grazie, Giovanna, ma adesso non ne ho voglia. Sono quasi 2 mesi che state chiusa qui dentro, Lucrezia. Fino a quando andrete avanti così? Io non so più che cosa fare per strapparvi almeno un piccolo sorriso. Non fare niente. Sarebbe perfettamente inutile. Oh, Lucrezia. Non posso sentirvi parlare in questo modo, ve ne prego. Avete dimenticato quanto desideravate vivere a Villa Speranza? Eh? Avete dimenticato le notti che abbiamo passato insieme a chiacchierare fino alle prime luci dell'alba? Avete dimenticato tutte le difficoltà che avete superato per poter stare qui? Non ho dimenticato. Non dimentico nulla. Per questo dico che non ne è valsa la pena. Tante sofferenze, tanti litigi, tante notti senza riuscire a chiudere occhio, tante preoccupazioni. E per cosa? Per ritrovarmi qui, sola, come un animale chiuso in gabbia. Per questo ho perduto l'affetto della mia famiglia, per poter avere una grande casa vuota, triste, senza allegria, senza amore. Non continuate, Lucrezia, volete farmi piangere. Lo vedi che ho ragione. Piangere è l'unica cosa che si possa fare fra queste quattro mura, che non amo più. Che l'amiate o l'odiate non importa, questa tenuta è vostra. E voi siete l'unica responsabile della vita della gente che vive e lavora qui per voi. E che non ha alcuna colpa di quello che vi è successo. E faccio parte anch'io di quella gente, Lucrezia. Vi siamo tutti affezionati, sapete, e non avete il diritto di farci soffrire in questo modo. Fate qualcosa, Lucrezia, ve lo chiedo per favore. Cercate di reagire. Meglio morire che vivere così, avete capito? Thank you.
Permesso? Sì, avanti. Volevate vedermi? Sì, figliola. Siediti. Vorrei parlarti un momento. Ho sbagliato? No, al contrario. Allora di cosa mi volete parlare? Della tua vita, figliola. Della tua vita. Vi ascolto, madre. In questi ultimi mesi ti ho osservata a lungo. Ti ho sorvegliata da lontano. E ho visto che ti rasserenavi giorno dopo giorno. Ho visto che aiutavi e proteggevi le tue sorelle. Ho visto anche l'affetto e la sollecitudine nella cura degli animali, il tuo amore per i fiori e le piante, la tua carità per i poveri e gli afflitti. Ti sei sforzata. Ti sei impegnata severamente per plasmare il tuo carattere. Ed è sorprendente vedere quanto sei cambiata. Credo che adesso tu sia pronta. Madre. Quando me lo chiederai, acconsentirò a che tu entri nel nostro ordine e prenda definitivamente il velo. Pronuncerai i voti. E sarai un'ottima sorella per tutte noi. Ne sono più che sicura. Madre. Al più presto, madre. Al più presto. Ah, Giovanna. Perché, Giovanna? Perché? Che colpa abbiamo noi due se questo mondo è così stupido, se la gente non vuole capire che non esistono differenze tra gli uomini, perché deve esserci tanto odio inutile? Perché? Vengo subito al dunque. Il governo desidera allargare i propri confini. In poche parole, sta cercando di incorporare nuove terre. E allo stesso tempo vorrebbe vivere in pace con gli indigeni ed evitare inutili spargimenti di sangue. La mia proposta può agevolare le cose. Gli allevatori, di comune accordo, potrebbero impegnarsi a fornire viveri e un certo numero di capi di bestiame agli indios. Io provvederei personalmente a trattare la questione con gli altri allevatori e mi impegnerei a far rispettare gli accordi presi. E gli indios cederebbero le loro terre in cambio di viveri e bestiame. Proprio così. Perciò, se voi sosterrete la mia proposta, ne deriveranno vantaggi per tutti. Per gli indigeni, per il governo e per gli allevatori. Naturalmente, di tutte queste terre che verrebbero incorporate dal governo, alcune di esse dovrebbero diventare di mia proprietà. Comprendo la vostra proposta, però non è una cosa facile. Promuovere una legge richiede molto tempo. Bisogna superare le inevitabili opposizioni. Voi mi comprendete? Oh, vi comprendo benissimo e lo immaginavo, eccellenza. Per questo motivo è bene che sappiate che sarei disposto a dividere tutti i guadagni che deriverebbero da questo accordo. Per non parlare dei vantaggi politici che seguirebbero al miglioramento delle relazioni tra la Confederazione e gli indigeni. Siate un po' più chiaro, signor Lynch. Voi sareste gratificato con una adeguata somma di denaro in cambio delle vostre pressioni in seno al Congresso. Diciamo che potrebbe essere pari al valore corrente di molti ettari di terra. Credo di aver compreso adesso, signor Lynch.
Per essere più preciso, signor deputato, si tratta di qualcosa come 1.000 ettari in una zona fertile, una zona molto fertile. E questo semplicemente in cambio di viveri e di bestiame. È, come si suol dire, un buon affare. Un buon affare per la nostra patria. Mi piacciono le persone intelligenti e decise. E per questa trattativa avremo bisogno di un mediatore energico, abile, dotato di una notevole capacità di persuasione per convincere gli indios a cederci al più presto i loro territori. Accetto, signor Lynch, accetto. Faremo questo accordo. Ma mi raccomando, che il signor Tebaldi non ne sappia niente. A dire la verità, mi sento molto stanco per il lungo viaggio. Molte grazie. Però non vorrei andare via senza essermi congratulato con Guglielmo. Credo che sarà a casa da un momento all'altro. E sarà molto contento di vedervi. È quello che spero. Ultimamente i miei rapporti con mio figlio non sono dei migliori. Sì, lo so. Però sono convinto che d'ora in avanti le cose cambieranno. Immagino già come saremo quando potremo viziare il nostro nipotino, eh? E dico nipotino perché sono sicuro che sarà maschio. Ne sarei davvero felice. Io e la mia povera Carlotta desideravamo tanto avere un figlio maschio. Beh, non vi potete lamentare, amico mio. Dio vi ha dato due splendide figliole. È vero, sì. Però soltanto una di loro potrà darmi la gioia di avere dei nipotini. Solo Maria. Non parlate così. Bisogna sapere accettare le decisioni dei propri figli. E se Vittoria ha deciso di dedicare la sua vita al Signore... Se così fosse, sarei veramente felice. Io sono cattolico, sono credente e timorato di Dio. Però non credo che Vittoria abbia preso questa decisione perché ha sentito in lei il richiamo della fede. Credo invece che volesse scappare da qualcosa. Ho pensato anche che volesse scappare da me. Cosa? Per l'amor di Dio, non dite questo, Emanuele. Non posso farne a meno. E quanto più ci penso, più acuto diventa il mio dolore. Non faccio che sentirmi in colpa, tanto in colpa. È la cosa peggiore, Federico. È sapere che non potrò mai rassegnarmi. Non riuscirò mai a farlo. Signore, grazie per aver rivolto il tuo sguardo su di me. Grazie anche per avermi accolta nella tua casa, nonostante i miei peccati. Ho appena saputo la notizia e volevo essere la prima a congratularmi con te. Non riesco quasi a crederci. Neanch'io, sai. Ricordo ancora quando eri appena arrivata tra noi. Eri come un cucciolo ferito, capace di mordere chiunque si avvicinasse. E adesso? E adesso, grazie al tuo aiuto, ho imparato. Sei più matura. Solamente questo. Mi sento un'altra persona. Sento che la mia vita ha nuovamente senso. Ho capito anche che il dolore ci rende più forti. Non so, ora sento di avere così tanto da donare al mio prossimo. E sono pronta per poterlo fare. Lo faremo insieme, Vittoria. Ho cercato di spiegartelo tante volte. E solo adesso hai potuto capirlo. Non ha importanza il dolore che abbiamo provato nella nostra vita. Se questo grande sacrificio ci aiuta a capire meglio il prossimo e a servire Dio. Questo è stato sempre il mio destino e grazie al vostro aiuto sono riuscita a capirlo. Ah! Ah!
Sorella Vittoria! Sorella Vittoria! Oh, Dio mio! Dio mio! Sorella Vittoria! Oh, sia benedetto il Signore! Che paura mi hai fatto prendere! Si è trattato solamente di un giramento di testa. Niente di grave, poi non è la prima volta. Lo so. Ed è proprio questo che mi preoccupa, Vittoria. Per farti stare tranquilla, domanderò alla madre superiora di farmi visitare da un dottore. No, questa è l'ultima cosa che devi fare. Vittoria, ti prego, devi essere sincera con me. Ho visto molte donne svenire così in vita mia e so che cosa vuol dire. Io sono la maggiore di 12 fratelli. Capisci? Permesso. Lo sapevo, me lo sentivo che avevate in mente qualcosa. Cosa avete intenzione di fare? Me ne vado. Ma dove, Lucrezia, dove? Vado incontro alla felicità. Ma che cosa dite? Questa è pura follia. È stata una follia lasciarlo partire senza tentare di fermarlo. È stata una follia permettergli di andarsene portandosi via il mio cuore, senza andare via con lui. E sarei folle adesso se non abbandonassi questa vita miserabile per correre dietro all'uomo che amo. Ecco, è esattamente questo quello che ho intenzione di fare. Augurami buona fortuna. Ne ho tanto bisogno. Ve l'auguro con tutto il cuore e con tutta l'anima che possiate trovare la felicità. La troverò, se è questo il mio destino. Giovanni. No, purtroppo non ho alcun dubbio. Vittoria, il Signore ha voluto dare un altro scopo alla tua vita. Ha messo un bimbo sulla tua strada. No. No. Avevo finalmente ritrovato me stessa. Avevo cominciato a intravedere la pace, no? Non può essere. Sarà ciò che Dio vorrà. Questo non è il momento di perdere la testa. Che farò ora, sorella? Devi dire la verità ed essere forte. Chiedi aiuto alla madre superiora o a tuo padre, se è necessario. A mio padre. Vado a letto, padre. Stasera sono un po' stanca. Riposa bene, figliola. Anche voi dovreste andare a letto. Sì, ma voglio restare ancora un po'. Non preoccuparti. State pensando a lei, vero? Padre, smettetela di tormentarvi. Vi fate del male e basta.
Buonanotte. Devi decidere in fretta. Non puoi perdere tempo così, Vittoria. Ho troppa paura, non riesco a pensare. Lo so, posso capirti. Ma non c'è altro da fare, purtroppo. Dio mio. Dio mio, perché? Perché proprio adesso che avevo conosciuto la pace, che avevo imparato a sopportare il dolore, mi mandi un figlio. Oddio mio. Suo figlio. Suo figlio, signore, suo figlio. Corri, corri, cavallino! Augusto? Andiamo, figliolo, si è fatto tardi. Corri subito a letto, va. No, madre, mancano ancora tante stelle in cielo. Le hai contate una per una? Sì, ma non ci sono riuscito. Ho paura di averne saltata qualcuna. Su, anche dal tuo letto vedi il cielo. Potrai contarle tutte di nuovo, fino a quando ti addormenterai. No, madre, non voglio andare a letto, non è così tardi. Non vedete che Rinaldo lavora ancora? Per Rinaldo non conta né il giorno né la notte. Non ricorderà neanche più l'ultima volta che ha guardato le stelle. Il suo dolore è ancora vivo, figliolo. Soffre molto. E avrà bisogno di tutto il nostro affetto. Mi vuoi aiutare a fargli riscoprire la bellezza delle stelle?